Stop Tampon Tax, il ciclo non è un lusso, e questo è l'oggetto della mozione protocollata dai consiglieri comunali del Partito Democratico di San Cataldo, Francesca Cammarata e Marco Cataldo Imera. L'obiettivo è quello di abbassare i prezzi dei prodotti igienico-sanitari femminili, grazie al coinvolgimento di farmacie e parafarmacie del territorio, a partire da quella comunale. I consiglieri infatti invitano il sindaco e la giunta san cataldese a verificare con quest'ultima la possibilità di applicare prezzi particolarmente contenuti e promozionali. Nell'invito si parla anche di ulteriori eventuali iniziative rivolte alle fasce più deboli, oltre che ad accendere i riflettori sulla questione anche a livello regionale e nazionale. Il ciclo non è una scelta, non è una scelta di nessuna donna, eppure ciascuna di noi si trova costretta a sostenere una spesa che va dal menarca alla menopausa di circa 4.000 euro solo in assorbenti. E questo è inaccettabile. Così come è inaccettabile che non si parli del fenomeno del cosiddetto period poverty, cioè l'impossibilità proprio di sostenere tali spese e di acquistare prodotti igienici femminili perché troppo costosi. E infatti l'IVA dovrebbe essere al massimo il 4%, cioè quella prevista per i beni di prima necessità. E invece ricordo che fino al recente intervento della legge di bilancio era ancora al 22%, al pari di prodotti per nulla necessari. E adesso anche il 10% non basta. È solamente un piccolo passo, una prima vittoria di una battaglia culturale che deve continuare. Perché in Europa si è intervenuti positivamente sul tema, per esempio in Francia si è ridotta dal 20 al 5,5% l'IVA, o per esempio in Irlanda non vi è totalmente tassazione sugli assorbenti, e nel Regno Unito, oltre a ciò, vengono distribuiti gratuitamente gli assorbenti a tutte le studentesse, in contrasto al period poverty. Anche noi a San Cataldo potremmo intervenire nel nostro piccolo, nel senso richiesto da noi nella mozione. Noi chiediamo al sindaco e alla giunta di prendere esempio di altri comuni del resto d'Italia in cui le farmacie comunali hanno ridotto, ovvero abolito l'IVA sugli assorbenti. Quindi chiediamo di coinvolgere la nostra farmacia comunale e le altre farmacie e parafarmacie del territorio affinché si verifichi la possibilità di calmierare anche qui i prezzi degli assorbenti. Poi chiediamo anche che la nostra amministrazione solleciti il governo regionale e nazionale affinché si intervenga ancora di più su questo tema, perché è necessario che delle questioni di genere si parli. È necessario che se ne parli perché riguardano indistintamente tutte le donne d'Italia.